Academia delle 5T è orgogliosa di avere con noi in questo spazio che abbiamo allestito in Mediterraneo Wine, Food and Travel al Castel dell'Ovo a Napoli, per raccontare come leggere e interpretare le etichette per volersi più bene e voler più meglio l'ambiente. Siamo orgogliosi di avere i pezzi da 90 per parlare della cosa più importante oggi, di quello che in parte dall'etichetta ma anche da una maggiore informazione dobbiamo assolutamente imparare per volersi bene, cioè che i cibi fanno bene, che coi cibi, scegliendoli bene, non esiste bisogno di alcuna medicina, e forse non ce li fanno scegliere bene perché le stesse multinazionali vendono anche le medicine. Comunque, qui abbiamo veramente degli ospiti di cui sono molto felice di avere Giampaolo Sodano, che è stato con noi in tutti questi giorni, Frantoio Tuscus, ma molto di più, perché non fa solo olio, ma è uno dei protagonisti, coloro che stanno facendo fare meglio l'olio anche agli altri, per il bene del consumatore e anche della nostra agricoltura. Alfonso Iaccarino, carissimo amico da sempre, e l'ambasciatore, ma più che l'ambasciatore, è il papà quasi della dieta mediterranea nel mondo. Del resto era amico delle due persone che più hanno fatto, chi l'ha intuita, Ansel Keys, e chi ha sghettizzato la gastronomia italiana togliendola dal folklore, che è Gino Veronelli. E poi una nuova conoscenza di oggi che sono felice di fare è Antonio Limone, che è il direttore per il Mezzogiorno dell'Istituto Zooprofilattico, quindi si occupa di sicurezza alimentare, quindi chiaramente di cibo funzionale, perché la interpreta nel modo giusto, non la sicurezza secondo la comunità europea in Italia, che è quella del giorno dopo. Scusate la battuta volgare, ma per le nostre leggi la sicurezza è non avere il cagotto il giorno dopo, del cancro un mese dopo, chi se ne frega, per le leggi europee. E anche coordinatore di tutti gli istituti zooprofilattici italiani. Io vi ringrazio di essere qua e lascio la parola a Giampaolo Sodano come guida di questo incontro. Allora, io ringrazio Guido di questa opportunità per un nuovo amico e un vecchio amico. E cominciamo dal vecchio amico, perché siamo anche coetanei. Io e Alfonso Iaccarino ci incontrammo nel 1995 e non ci siamo più lasciati. Io mi sono innamorato di lui, della sua cucina, ma soprattutto del suo sapere, perché si scambia, me lo permette sicuramente, si scambia lui per un cuoco, oggi si dice uno chef. Lui è uno straordinario intellettuale, un uomo colto, ma solo se tu hai una cultura profonda come quella che ha Don Alfonso puoi fare quella cucina, perché lavorare gli alimenti non è una cosa, dice, secondo la tradizione della nonna, ma manco per niente. La nonna era ignorante e non sapeva manipolare gli alimenti. Poteva forse utilizzare bene i prodotti che c'era nell'orto, ma creare un piatto è un fatto d'arte, cioè richiede conoscenza e creatività, e questo la nonna non ce l'aveva. Così era più semplice. Per fare un grande prodotto alimentare e per fare un grande piatto ci vogliono conoscenze, sapere, esperienza, radici nella storia. E poi un nuovo amico è Antonio Limone. Io oggi sono rimasto fulminato alla conferenza, perché io, da ignorante quale sono, ho cercato un anno fa, avendolo scoperto per puro caso, ho cercato di approfondire la conoscenza degli alimenti funzionali, perché ho scoperto che io da 20 anni mi dedico a fare un prodotto, l'olio estratto dalle olive, ma ho scoperto che ha delle virtù salutistiche inimmaginabili, straordinarie, ma come l'olio altri 11 alimenti funzionali esistono in natura, non in natura nel senso che uno prende la spiga di grano e se la mangia, ma quando diciamo alimento funzionale
diciamo, un prodotto dell'uomo. È l'uomo che, prendendo dalla natura ciò che la natura gli dà, perché l'ha lavorata la terra e ha voluto fare quel prodotto. Attenzione, non tutte le olive sono uguali, non tutti i grani sono uguali, non tutti i suini sono uguali. Dipende dall'uomo. Con che coltivo quella terra? Che alimenti do a quell'animale? Dipende da me se quel cibo è funzionale. E allora Antonio Limone oggi ha fatto una conferenza. Io l'ho ascoltato a bocca aperta, perché ho capito altre cose, ho conosciuto altre cose, avrò modo nei prossimi giorni di lavorare su quello che lui ha detto in questa conferenza, perché è fondamentale per la nostra salute, per la nostra salute, per il nostro benessere, sapere ciò che mangiamo. E le etichette non bastano, non bastano, sono importanti, ma non c'è scritto tutto. Allora c'è bisogno di più informazione, più sapere. E la 5T, che da svariati anni, io ne faccio parte da quando ho conosciuto Guido, ormai tanti anni fa, come dire, svolge un'attività straordinaria, perché senza alcun fine di profitto svolge un'attività di informazione e di formazione che serve non agli esperti, agli esperti non serve, serve ai cittadini, a voi, quando entrate in un supermercato, attenti a quello che comprate, questo è fondamentale. Allora, oggi possiamo parlare con questi due amici che ci dicono che cosa dobbiamo fare, a cosa dobbiamo stare attenti, perché, come ha ricordato Antonio Limone nella sua conferenza, siamo ciò che mangiamo. E allora cominciamo da questo: perché siamo ciò che mangiamo? Perché Feuerbach aveva ragione, perché se tu mangi un cibo funzionale che è capace di farti stare bene, il tuo microbiota riesce a migliorare e questo ti dà benessere e salute. Ora, come si fa a individuare un cibo funzionale? Io credo che noi siamo di fronte ad una condizione per la quale ci dovremmo occupare di una nuova ontologia del cibo. Diciamola questa parola. Ciò che il cibo è in sé. Il consumatore ne deve avere consapevolezza, deve sapere quello che mangia, ne deve avere tracciabilità. Deve sapere questo cibo, chi l'ha fatto, chi lo produce, da dove viene. E se ha la patente. Questo significa dare al cittadino consumatore una condizione di conoscenza del cibo. E allora lei ha ragione quando dice non tutto il cibo è funzionale. Certo che non lo è, ma io che sono un cittadino più sprovveduto voglio avere consapevolezza di quello che mangio. E per avere consapevolezza di quello che mangio noi dobbiamo fare una battaglia enorme contro quelli che ci vogliono dare solo un cibo industriale, contro quelli che ci vogliono dare solo un cibo che sia frutto di un villaggio globale, dove a fare la parte più forte è stata sempre solo la quantità e mai la qualità. E allora la qualità che mi fa stare bene, che deriva dal cibo, non è un discorso commerciale, perché io non chiedo di produrre un cibo per ricchi, io chiedo di produrre un cibo che mi faccia stare bene, non ci vuole molto. Non possiamo lasciare 22 ettari di terreni non coltivati e pensare che poi noi siamo tutti figli di un villaggio globale che per l'effetto delle sue interconnessioni mi può privare del cibo. E è vero che il battito d'ali di una farfalla può abbattere una foresta oggi, perché avendo creato il villaggio globale ci vuole molto poco a modificare quello che succede nel mondo per effetto di alcuni interessi. E allora ci dobbiamo costruire anche la possibilità che sulle nostre tavole arrivi un cibo sano, perché il cibo sano ci dà salute, la salubrità va a braccetto con la qualità e credo che sia un nostro diritto tentare di ottenerla per avere anche una salute maggiore. Dopo la pandemia l'esigenza di cambiamento è diventata una necessità. E come si fa? Come si fa, Don? Tu che lo fai da sempre. Ma diciamo che secondo me è una cosa che tu devi avere dentro. Devi avere dentro, devi avere quella sensibilità di capire nel toccare un prodotto oppure mangiare un cibo, di capire se è una cosa che ti fa bene o che ti fa male. Per me questo è stato l'inizio della mia curiosità alla ricerca di certe cose, sperimentando quotidianamente, girando il mondo, cercando di capire le cose giuste da quelle non giuste,
a un certo punto mi sono affacciato all'agricoltura, all'agricoltura biologica, alla ricerca di alcuni prodotti che non avevamo più. Era una maniera disastrosa per me andare nei posti ad acquistare i prodotti e trovare le solite mele, le solite insalate, i prodotti quotidiani tutti i giorni che tu hai necessità, però che erano tutti uguali, erano con lo stesso marchio, con la stessa produzione super industriale, per cui a un certo punto della vita ebbi l'idea che dove andavo a mangiare era tutto uguale. Allora disse: a me questo non sta bene, non sta bene perché io sono nato con altri profumi, con altre intensità, con altri sapori, e incominciai a studiare dove dovevo andare. Cominciai con un piccolo appezzamento dove maturai alcune esperienze, leggevo, guardavo, mi consultavo con la tradizione agricola, seguivo i professori universitari, giravo tutti i mercati del mondo quando mi capitava. Il mio amico Antonio Limone ha fatto riferimento alla sua, al suo discorso dicendo che ai bambini delle scuole materne, delle scuole col sussidio dello Stato, andavamo a dargli il pesce ma per forza, quando si fa. Io ho fatto pure politica per esperienza negli ultimi tempi, adesso non sono più assessore ma faccio l'amministratore della casa della Fondazione Sorrento, per la quale mi sto battendo cercando di far inserire queste cose. Si fanno le, come si dice, non le aste, le, si fa fare la, i bandi pubblici, sì, per vedere al ribasso a chi offre di meno per dare da mangiare ai bambini. È disastroso, certamente, basterebbe, manca proprio la figura professionale, ci vorrebbe una persona che conoscesse le materie prime e che facesse spendere il meno possibile alla collettività, ma per dare la maggiore qualità ai bambini. Mi sono sentito male di stare in queste cose e sicuramente li combatterò con tutta la mia forza. Grazie. Prima di chiudere io vorrei che Guido chiudesse questo nostro intermezzo con una cosa, Guido, però non le solite cose sull'acquedemia 5T, che siamo tanto bravi, ma per carità, tanto si sa che siamo molto bravi, quindi non c'è bisogno di acclamarlo. Invece con un'altra cosa, le 5T hanno bisogno di un'integrazione, ormai ce l'hanno suggerita loro. Da oggi in poi 5T, tu che ne sei il presidente, la facciamo una battaglia sugli alimenti funzionali? Innanzitutto l'abbiamo sempre fatta, magari con i termini diversi, perché non erano con i termini sbagliati e diversi, perché non c'era questa coscienza, ma è stata sempre fatta perché fino alla seconda guerra mondiale la medicina, la ricerca medica, la ricerca scientifica in generale parlava di cibo come cibi funzionali. In realtà non li chiamava funzionali, ma era così, perché tutto era costruito, le ricette dei banchetti erano costruite in modo che avessero un certo equilibrio, che ancora nasceva 4 secoli prima di Cristo, quindi ha una continuità con una forte importanza culturale in Italia, perché parliamo per esempio della scuola medica salernitana, che è un esempio a livello mondiale. Io credo comunque che quello che tu hai introdotto sul fatto che non tutti gli alimenti sono funzionali, certamente quando parli di unghie sono i principali, perché potremmo trovare tante cose, ma tu hai introdotto il fatto che non è solo la terra che da sola, per conto suo, spontaneamente ci dà un alimento che sia o funzionale o più funzionale di quello che potrebbe essere, ma c'è l'intervento dell'uomo. Ci sono due dati fondamentali: l'Italia ha la più forte biodiversità del mondo, ma questa biodiversità non nasce solo dalla natura, ma dalla diversità culturale. Quindi il primo punto è: diverso è meglio che standard, e qui abbiamo il diverso, non fraintendiamo la parola ovviamente, abbiamo la diversità. La diversità è il punto fondamentale. Quando Alfonso ha detto tutto uguale, è comprensibilissimo. Io ho fatto un viaggio una volta in cui a Maastricht
mi hanno fatto visitare il più importante negozio di formaggi olandese. Era enorme, quasi come sto salone, tutto tappezzato di formaggi, tutti uguali. Per un italiano è una roba da svenire, no, mi suicido, insomma, ecco, per noi italiani, no? La diversità è importante, e la diversità è importante anche molto dal punto di vista della funzionalità, diciamo, dell'olio. E lo ricordo proprio in qualcosa che hanno fatto una ex associazione, chiamiamola associazione, ma che all'inizio ha fatto la storia dell'olio extravergine italiano, che è la Corporazione Mastroleali. È lì che ho incontrato per la prima volta Giampaolo, molto dopo aver incontrato Alfonso, che conosco dal 77. Purtroppo non ho avuto la possibilità, perché sono uno del profondo nord, di frequentarlo come Giampaolo così frequentemente, però ci siamo periodicamente trovati, spesso in convegni, non in incontri, perché lui è vero che è un grande intellettuale, quindi nei convegni, però è il miglior cuoco del mondo, pur essendo un grande intellettuale, per me, secondo me. Ma le due cose sono insieme. Ma lo è per un motivo molto semplice. Noi come Accademia 5T assegniamo un premio che non c'è bisogno di dare a lui, che ne ha ricevuti tanti, cerchiamo di più piccolini, che si chiama Tanto arrosto e poco fumo. Ecco, cerchiamo di capire il perché, insomma. Ora, biodiversità e diversità culturale, fondamentale. E questo serve anche perché giustamente Antonio Limone ha parlato del microbiota. Il microbiota è diverso per ognuno di noi. Il cibo funzionale è più o meno funzionale per ciascuno di noi, ma anche nel modo più curioso, che forse coglie di più la fantasia del tipo di ascoltatore, chiunque sia, di oggi: il calcio. Proprio coi Mastroleali è stata fatta un'esperienza in una crociera con dei medici per trovare l'olio funzionale più adatto a un attaccante che deve scattare che a un centrocampista che doveva correre di più. Pensate, e hanno dimostrato come ci voleva un olio diverso, perché per una pasta in bianco per un centrocampista doveva avere tanto olio, o viceversa, perché io non sono un medico, quindi tanto olio rispetto alla pasta, per l'attaccante invece meno olio, perché secondo se scattava o se doveva avere un'energia più prolungata. Ma pensate, senza arrivare a queste esagerazioni che sono abbastanza, forse addirittura ridicole, no? Però ognuno di noi è diverso. Quello che è funzionale per me è diverso di quello che è funzionale per ognuno di noi, voi. No, quindi io, la diversità. No, ma infatti su lo questo so che tu lo sai. Posso dirti una cosa? In questo ultimo anno io ho dedicato la mia attività certamente a fare l'olio, ma nel fare l'olio di fare un olio particolare, cioè un olio che avesse una quantità di vitamina E che serviva al professor Francesco Violi del Dipartimento di Medicina Generale del Policlinico Umberto I di Roma, che da anni conduce una ricerca contro la glicemia, e lui ha trovato la formula per mettere insieme cacao e olio extravergine di oliva per fare un prodotto che abbatte la glicemia. Lui l'ha trovato, però gli serviva un olio che avesse una certa quantità di vitamina E, se no non aveva effetto. Io sono riuscito a farlo, ci siamo messi insieme e speriamo adesso ad autunno di tirar fuori queste tavolette di cioccolata per i diabetici. Ecco, quindi è più funzionale. Pensa tu. Sì, ma infatti dobbiamo anche presentare. È più funzionale per me che per altri. Quindi cambiando quindi la varietà dell'oliva o l'estrazione. Sì, l'estrazione. Il problema è la cultivar, il tipo di cultivar e la modalità di estrazione. Questo si collega al concetto di diversità fondamentale. Manca il concetto. Per trovare la soluzione, a volte immagini quante ne ho spremute. Manca il concetto che passa dal bisogno al piacere. Il bisogno, in questo caso non il bisogno di mangiare, non fondamentale, ma il bisogno della salute, che deve diventare piacere mangiando il cioccolato. Devo dire una cosa, io fumo il mio colesterolo con un prodotto che viene dalle mele a Nurk, e poi curo il mio sistema cardiovascolare con un prodotto che viene dalle bucce
e dall'Aglianico. Ettore è un mio grande amico, a vita naturale durante, prima di andare in pensione, disse: io vita naturale durante, perché io ho fatto conoscere a tutti gli amici questo prodotto, tu avrai le mie medicine in omaggio per farti stare bene. Quindi, come vedi, stiamo arrivando sul, diciamo così, sul traguardo per il quale stiamo lavorando tutti da una vita, no? Quindi sarà un momento felice si anche può noi. Fare, Ribu, si può fare. Si può fare. Mi suggerito a Ettore che deve lavorare anche sulla mela limoncella, ma è anche più buona di quella. Ti do ragione, perché tu, se tu non lo sai, ma è il paese delle mele limoncelle della Sant'Agata. Io sono cresciuto a mele limoncelle e purtroppo a Punta Campanella le ho già piantate diverse piante, ma non riesco a farle fruttificare per il troppo caldo. Non molti sanno come uno dei posti più belli e spettacolari d'Italia è diventato un meraviglioso orto, oliveto, eccetera eccetera, grazie al lavoro anche manuale di Alfonso. Paradiso Punta Campanella della biodiversità. Esatto, è una meraviglia, perché uno potrebbe, io suggerivo, no? Vorrei fare un libro stando lì un po' di tempo, andando nel momento giusto, a foto in primo piano di un pomodoro con dietro capri, poi nell'altra stagione a foto primo piano di un carciofo con dietro capri, e via dicendo, tutte le verdure con dietro capri si possono fare da Alfonso. Molte cose che noi facciamo, come hai detto, da tutta una vita, in realtà sono questo, sono il fatto del cibo funzionale, portare avanti un modo di mangiare che sia anche funzionale, come faceva Leonardo da Vinci quando ha seguito il banchetto di Tortona, o faceva Federico II col suo ricettario, quindi non sono piccoli personaggi, insomma. No. Quindi è una cosa che ha una storia di anni, soltanto che adesso ne siamo coscienti. No, ne siamo coscienti e lo chiamiamo funzionale, altre volte lo chiamavano in altri modi. Noi però siamo il futuro. Esatto, siamo il futuro, ma il futuro grazie al passato che abbiamo, al nostro passato. Ecco, speriamo di fare in tempo, perché per quello che stanno facendo e combinando, no, c'è da molto tremare. Ma bisogna stare attenti, ne siamo consapevoli, in una fase di transizione della storia. Noi stiamo passando da un mondo che abbiamo conosciuto e frequentato a un nuovo mondo. Il problema è avere una bussola, e questa è una bussola, per uscire dalla transizione nella direzione giusta. Arrivederci a tutti, grazie. Ce la lasciano fare.